Ciao e benvenuti ancora una volta sul mio canale MTE, io sono M. Da un po' che non ci si vede, sono stato un po' occupato in questo periodo. Molti di voi mi hanno chiesto quando avrei ricominciato a fare recensioni dei film, ed eccoci qua. Oggi la nuova recensione di un film molto bello. Buonasera Italia. Prima di tutto vi chiedo di scusarmi per questa interruzione. Come molti di voi, io apprezzo il benessere della routine quotidiana, la sicurezza di ciò che è familiare, la tranquillità della ripetizione. Ne godo come chiunque altro, ma nello spirito della commemorazione, affinché gli eventi importanti del passato, generalmente associati alla morte di qualcuno o al termine di una lotta atroce e cruenta, vengano celebrati con una bella festa, ho pensato che avremmo potuto dare risalto a questo 4 novembre, un giorno, ahimè, sprofondato nell'oblio, sottraendo un po' di tempo alla vita quotidiana, per sederci e fare due chiacchiere. Alcuni vorranno togliere la sicura. Sospetto che in questo momento stiano strillando ordini al telefono e che presto arriveranno gli uomini armati. Perché? Perché mentre il manganello può sostituire il dialogo, le parole non perderanno mai il loro potere. Perché esse sono il mezzo per giungere al significato e per coloro che vorranno ascoltare all'affermazione della verità. E la verità è che c'è qualcosa di terribilmente marcio in questo paese. Crudeltà e ingiustizia, intolleranza e oppressione. E lì, dove una volta c'era la libertà di obiettare, di pensare, di parlare nel modo ritenuto più opportuno, lì ora avete censori e sistemi di sorveglianza che vi costringono ad accondiscendere a ciò, come è accaduto. Di chi è la colpa? Sicuramente ci sono alcuni più responsabili di altri che dovranno rispondere di tutto ciò, ma ancora una volta, a dire la verità, se cercate un colpevole, non c'è che da guardarsi allo specchio. Io so perché l'avete fatto, so che avevate paura, e chi non ne avrebbe avuta? Guerre, terrore, malattie, c'era una quantità enorme di problemi, una macchinazione diabolica atta a corrompere la vostra ragione e a privarvi del vostro buonsenso. La paura si è impadronita di voi, ed il caos mentale ha fatto sì che vi rivolgeste all'attuale capo del governo. Vi ha promesso ordine e pace in cambio del vostro silenzioso, obbediente consenso. Ieri sera ho cercato di porre fine a questo silenzio. Ieri sera io ho distrutto il vecchio palazzaccio per ricordare a questo paese quello che ha dimenticato. Quasi 100 anni fa, un nostro ignoto grande cittadino è stato inumato all'interno dell'altare della patria. La loro speranza, quella di ricordare al mondo che l'equità, la giustizia, la libertà sono più che parole, sono prospettive. Quindi, se non avete visto niente, se i crimini di questo governo vi rimangono ignoti, vi consiglio di lasciar passare inosservato il 4 novembre. Ma se vedete ciò che vedo io, se la pensate come la penso io e se siete alla ricerca come lo sono io, vi chiedo di mettervi al mio fianco, ad un anno da questa notte, fuori dalle porte del Parlamento, e insieme offriremo loro un 4 novembre che non verrà mai più dimenticato. Scusate, scusate, non so cosa sia successo, si sono intromessi nel mio canale YouTube, mi dispiace, io mi dissocio totalmente con quello che è stato detto. Vabbè, dai, a parte le battute, la satira e le citazioni, è il momento di togliersi la maschera. Perché ho bisogno di dire una cosa che forse non tutti vogliono sentirsi dire o dire apertamente. Questo paese, l'Italia, è morto. Ma non sono io a dirlo, lo sono i numeri. 6 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà, il 40% di giovani che sono attualmente disoccupati, senza lavoro, non studiano, uomini e donne intorno ai 50 anni le cui aziende falliscono o chiudono, che non sanno più che lavoro andare a fare perché nessuno li vuole assumere a quell'età, ma non sono neanche questi numeri a dire che l'Italia è morta. Sono gli italiani stessi, voi, che ogni mattina andate, fate le solite cose, vivete la vostra vita oramai per
pensando difficilmente a pianificarla sul lungo termine. Vivete la giornata. Cercate di risolvere i problemi man mano che arrivano. Non avete più speranze per il futuro. Lentamente le state perdendo. Questo significa che il nostro paese sta morendo. Il nostro paese è già morto. Ma questa lenta decadenza ci sta portando alla morte. E io vorrei alzare il dito non solo contro i politici che stanno a discutere se mettere fuori Berlusconi o meno dal Parlamento o se cambiare la Costituzione, perché quelle non sono cose che interessano alla gente, non sono i problemi di questo paese, ma non sono solo i politici a cui mi voglio rivolgere, sono quegli imprenditori, quei grandi geni della finanza che in questi anni hanno decuplicato i loro averi, hanno fatto di tutto per guadagnare sempre, sempre più soldi e poterli sbattere in faccia ai poveracci che ormai non hanno più nulla per cui vivere. Queste persone stanno uccidendo il nostro paese. Perché? Perché pensano al loro solo interesse. Credo che sia il momento di non di fare una rivoluzione, perché non credo che l'Italia ne sarebbe capace, ma almeno di alzare veramente la voce, di alzare la posta in gioco e di fare capire che questi 65 milioni di italiani, o poco meno, si sono rotti veramente le scatole. E lo si può fare andando a toccare direttamente anche gli interessi di quelle persone. Come? Io un'idea ce l'ho, è molto drastica, ma soprattutto rischierebbe di distruggere ancora di più questo paese. Però io ve la voglio proporre. A me piacerebbe vedere la gente che scende in piazza pacificamente e occupa le piazze, le università, gli aeroporti, le stazioni, le strade. Chiude tutto. Chiude. L'Italia si deve chiudere, fermarsi, non deve più muoversi niente, ma poi gli farebbe capire che siamo tutti dalla stessa parte, destra, sinistra, non esistono più, c'è solo gente che ha bisogno di cose, ha bisogno di poter vivere con una certa sicurezza, ha bisogno di mangiare. Questo bisogna far capire a questa gente, noi non siamo dei numeri nelle loro equazioni, noi siamo persone che rischiano il posto di lavoro, rischiano di non arrivare a fine mese, rischiano di non poter dare un'istruzione ai loro figli. No, così non può andare. Dobbiamo veramente voltare pagina e lo possiamo far solo noi, perché quella gente là sta bene come siamo messi adesso. Mi spiace se in questo video sono stato un po' pesante, però erano cose che vi volevo dire da un bel po'. Comunque non vi preoccupate, i prossimi un nuovo film qui su MTA dal vostro M. Alla prossima!